Ciao ragazzi, allora questo sarà un video misto di cose che ho comprato, novità che ho comprato, novità che mi sono arrivate e ecc. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa qua, che è una candela, la My Jolly Candle. Allora, a me, io ne ho già ricevuta una di questa. Uno o due, no, una, perché l'altra è di un'altra marca, l'altra candela. Questa qua l'ho scelta, mi è stata omaggiata da Jolly Candle tramite sempre l'applicazione Octoly. Questa l'ho scelta perché, vabbè, tanto perché c'è la promozione per la festa della mamma e l'ho presa in teoria per regalarla a mia mamma, che non sarà l'unico regalo, però mi piaceva l'idea appunto di regalarla a mia mamma. Solo che quando l'ho vista me ne sono innamorata. Sia della candela in sé, che vi vorrei far vedere che figata è, cioè di un'eleganza pazzesca. Starebbe meglio a casa di mia mamma, però è troppo bella. Vediamo, comunque questa qua è con la collana dentro. Io ho già ricevuto, quella che avevo ricevuto era con gli orecchini in argento 925 cristalli Swarovski, cristalli certificati, quindi vi posso assicurare che sono veri, ecco, perché c'è proprio il codice per verificarlo sul sito. Vi volevo dire un attimo il profumo di questa, perché io vi giuro non la so descrivere. Allora, questa qua è la candela Gold Edition. Vi leggo la descrizione perché rende perfettamente, io non saprei rendere meglio di così. Degno dei giardini dell'Asia del Sud, il profumo rilassante dell'ambra dorata possiede delle note avvolgenti, legnose e vanigliate al tempo stesso, preciso. Con un misterioso tocco d'oriente evoca le notti estive calde e tranquille, avvolgendo delicatamente la nostra casa, profumo di bosco e di fiori. Mai cosa fu più vera. Ragazzi, è una cosa fantastica, è veramente buonissima. È ottima anche la candela di per sé, perché profuma veramente la casa. Vi posso dire che questa fragranza la trovo più originale delle varie Yankee Candle che ho sentito, sinceramente. Ha un peso di... Allora, questa è da 330 grammi, dovrebbe durare 70 ore. C'era 100% naturale e lo stoppino è 100% puro cotone. Se volete fare un regalo, io ve la consiglio, ma a prescindere, queste candele sono veramente, veramente belle. E anche i gioielli che ci sono all'interno sono carinissimi. L'altra volta vi ho fatto vedere anche il gioiello, stavolta non riesco perché se la voglio regalare a mia madre, non è ancora sicuro. È troppo bella, ragazzi, è veramente troppo bella. Poi mi sono arrivate delle novità di Natura Equa, a sorpresa tra l'altro, cioè mi ha mandato l'email Luigi, grazie, 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 veramente. Allora, il bello è che io mi ero appena andata a comprare un'altra maschera, ma adesso di questo ne parliamo. Allora, Natura Equa a giugno uscirà con delle maschere. Io ho ricevuto queste due, che sono maschere in tessuto. Allora vi dico, sono magari in italiano: questa maschera viso anti-age in cellulosa, ha i tre acidi ialuronici e olio di melograno, elisir di bellezza per dissetare, tonificare e nutrire, adatta a tutti i tipi di pelle. L'olio di semi di melograno bio contiene un'alta percentuale di vitamina E e acido punicico. Non l'avevo mai sentito. Fondamentali per prevenire la formazione di rughe e altri segni del tempo, tra cui la perdita di elasticità e tono. L'acido ialuronico ha tre differenti pesi molecolari, agisce a diversi livelli dell'epidermide, veicola molecole di acqua assicurando costantemente alla pelle un giusto tasso di idratazione. Cavolo, ci sono un sacco di cose, si deve agire 20 minuti. Ok. E questa è una. Poi l'altra invece è maschera viso lenitiva in cellulosa al fico d'India. Alleata ideale per pelli stressate e irritate che necessitano di un'azione calmante, quindi io questa qua me la conservo come post esposizione al sole, sicuramente, cioè, sicuramente faccio così. L'estratto di fico d'India, lavorando in sinergia con l'olio d'oliva bio, l'estratto di zafferano, l'allantoina e la vitamina E rafforzano e proteggono l'epidermide rendendola meno sensibile e soggetta ad aggressioni esterne. L'insieme di questi principi funzionali conferisce alla maschera proprietà lenitive, antistress, addolcenti, emollienti, tonificanti, rigeneranti e idratanti, quindi direi che assolutamente questa va utilizzata dopo magari un'esposizione al sole, sempre maschera in tessuto. E poi queste qua, che sono, una è la monodose e l'altra invece è proprio il tubetto, sempre in plastica vegetale, come sempre Natura Equa. Per chi non lo sapesse, è un marchio naturale, è con attenzione anche al packaging, ed è una maschera Black Mask Peel Off. Allora, io non ho mai usato una maschera nera peel off. Per
perché sono sempre un po' così. Io le maschere peel off ci litigo, cioè ogni volta dico no, adesso basta, questa è l'ultima, perché poi non riesco a staccarle, quindi sarà una sfida. L'unica maschera peel off che ho che mi piace è quella di Anthos, quella ai alginati, perché quella si stacca, si rimuove bene. Quindi, caro Luigi, Naturequa, confido in te, vediamo, la proverò sicuramente, ovviamente, perché non mi sono mangiata da comprarle, che poi mi dà fastidio che non riesco a toglierla bene. Poi, le altre cose che adesso vi faccio vedere sono tutte cose che ho comprato da Tigotà. Sono andata a fare a prendere delle cose, soprattutto una cosa, che anzi ve la faccio vedere subito, questo, perché ho girato un po' farmacie varie, eccetera, ho guardato quelli di altri marchi, però in effetti nessuno aveva le caratteristiche che ha questo prodotto qua, con un prezzo accettabile. Siccome io questo l'ho già usato l'anno scorso, mi ci sono trovata bene, ho voluto riprenderlo. Allora, questo è lo stick protettivo di Arval della linea Il Sole. Arval fa due linee di solari. Una è questa qua, Il Sole, che è dedicata a chi diciamo vuole più proteggersi, anche se comunque ci si abbronza lo stesso, anche perché da quel che ricordo, in ogni caso, pure questa linea qui contiene un brevetto di cui adesso mi sfugge il nome, sono reminiscenze del corso di Herbal che ho fatto l'anno scorso, che comunque stimola la produzione di melanina, non mi ricordo come si chiama, ma dovrebbe esserci. In ogni caso non è quella che cerco da questo prodotto. Questo è lo stick trasparente, che poi non c'è scritto che è trasparente. Infatti questa è una cosa che, se io non l'avessi vista al corso, non l'avrei saputo, perché qua perlomeno non mi pare che ci sia scritto da qualche parte. È lo stick 50+, ha anche il filtro per infrarossi ed è trasparente. Sono circa 9 ml di prodotto. Vabbè, ve lo faccio vedere, tanto inizierò a utilizzarlo. Visto qui è bianco, però io vi posso assicurare che, aspettate che ve lo faccio vedere sulla mano, che è trasparente. E mi ci sono trovata benissimo l'anno scorso, quindi l'ho ripreso e lo userò per le sopracciglia e forse anche per il contorno occhi, adesso vediamo, perché comunque l'anno scorso lo usavo lì perché non avevo il tatuaggio, quindi, però adesso diciamo che mi serve prevalentemente per il tatuaggio alle sopracciglia. Comunque questo ve lo consiglio. Ah, costa, mi pare, circa 15 euro, circa, mi pare, una cosa del genere. Però c'è attualmente, per tutto il mese di maggio, ci sono degli sconti gialli da ritagliare, potete applicare il 20%, quindi comunque mi viene un 20% in meno. Poi vi faccio vedere questo qua, che l'ho ricomprata, questa maschera, no questa, questo qui, l'ho ricomprata, che l'ho usata l'altro giorno, e devo dire che mi è piaciuta tantissimo, solo che ho sbagliato a utilizzarla, nel senso, sto parlando della Black Mask Hydrogel, in idrogel, della Skin Station, che trovate esclusivamente da Tigotà perché è un marchio esclusivo. Perché ho sbagliato? Allora, qua c'è scritto, in effetti, togliere la maschera dalla confezione e staccare il film protettivo senza toccare il gel. Quando voi l'aprite, voi trovate questa cosa trasparente, che poi non è un film, è proprio una plastica abbastanza spessa anche, e poi la maschera. Io pensavo che bisognasse staccare ulteriormente qualcosa da questa maschera, in realtà no. Come ve lo spiego? Facciamo una cosa, quando la farò, perché la farò sicuramente a breve perché mi è piaciuta tantissimo, cerco di farvela vedere, di conservarla e farvela vedere com'è all'interno, perché è strana, non ha un liquido, questa proprio si appoggia sul viso ma è asciutta, sembra quasi asciutta di per sé, ed è troppo strana. Comunque questa ha l'estratto di bava di lumaca, vitamina E, e mi è piaciuto tantissimo l'effetto che mi ha lasciato sulla pelle. Pelle morbidissima, luminosa, cioè, sono rimasta piacevolmente colpita, tanto da ricomprarla, altrimenti non l'avrei mai ricomprata. Quindi insomma, questo dice purificante e sfoliante. Io non so cosa mi aspettassi, però veramente molto figa. E l'ho tenuta circa 20-25 minuti praticamente. E queste invece tre sono delle novità. Allora, questa l'avevo vista la pubblicità, mi sa, in TV, vabbè, in TV, che poi in realtà io non ho la TV a casa, l'ho vista da PC mentre guardavo le Iene, di questo nuovo prodotto della linea Revitalift di L'Oreal, Laser per 3, che sono dei dischetti anti-età peeling con acido glicolico. Cioè, proprio quando ho visto questa cosa ho detto no, vabbè, peeling, dove c'è scritto peeling io lo devo provare. È fatta così, praticamente, sono dei dischetti umettati pronti all'uso. Beh, qua mi sono sigillato.
Vi dico cosa c'è scritto qui. Qua dice: dopo l'utilizzo di un dischetto la pelle è più luminosa, liscia e radiosa. Dopo 4 settimane il colorito è visibilmente più uniforme, la grana della pelle appare affinata, le rughe risultano ridotte, la pelle appare più giovane. Usato prima del tuo trattamento anti-età laser per 3, vabbè, ovviamente anche no. Allora, l'unica cosa, vabbè, che mi ha un po' perplesso è la presenza di alcol al secondo posto, però vabbè, è un dischetto, deve evaporare, ok. Però l'acido glicolico c'è, qua parla di un 9,6%, quindi... Ma era un prodotto che mi incuriosiva, se non sbaglio costava circa 16 euro, giù di lì. E infine, gli ultimi due prodotti, questi quando l'ho visto ho detto, oh no, vabbè, non volevo cascarci, però, cioè, ho letto le descrizioni dei prodotti, io ho detto, li devo assolutamente provare. Questi due prodotti nuovi della linea Sport Addicted di Pupa. Allora, questo quando l'ho visto l'ho preso proprio così, subito. In primis perché mi sono trovata da Dio con i solari di Pupa, quindi mi fido tantissimo. Spero di non sbagliarmi, comunque questo è un solare, spray solare invisibile, quindi di quelli che non va massaggiato, eccetera. Infatti dice lasciare asciugare, per la forma, vi dico anche qua, vaporizzare su tutto il corpo a una distanza di circa 10 cm, lasciare asciugare per la formazione del film protettivo senza distribuire il prodotto con le mani, quindi non va massaggiato. A basso rischio di allergie e dermatologicamente testato. Qua dice protegge e attenua il senso di calore, quindi per chi fa sport è fantastico. Resistente al sudore e all'acqua, applicabile su pelle bagnata, antisabbia. Cioè, in più, il plus assoluto di questo prodotto, protezione infrared, infrarossi. Quindi, cosa c'è da volere di più? Non so, adesso me lo provo un attimo, così vi posso dire anche se ha un odore o qualcosa. Allora, ha una leggerissima profumazione gradevole, che poi cambia, diventa tipo parte fiorita, diventa quasi mentolata, quasi quasi si sente della menta, molto piacevole. Cavolo, no, no, fico, fico, questo mi sconfinfa assai. Costo 18 euro, anche lì, anche qua si può applicare il 20% se ci andate entro la fine di maggio e vi ha accaparrato un volantino, quindi mi raccomando. Vi farò sapere assolutamente. Questo proprio... Ah, una ragazza mi ha scritto che quello di Arval lei l'ha usato, quello spray invisibile che ho fatto vedere nel video sui solari, e mi ha detto che il suo profuma. Io vi posso dire che il mio puzza, cioè abbiamo una percezione completamente diversa, perché mi risulta difficile pensare che sia andata male, visto che comunque... Cioè, è un prodotto che è airless, cioè non entra aria, quindi mi sembra strano. Quindi mi fa pensare che abbiamo forse una percezione completamente diversa. Comunque... No, no, questa è molto piacevole la profumazione, fico, fico. Ah, gli ingredienti sono anche pochi, tra l'altro. Cioè, pochissimi ingredienti, non è neanche troppo lungo. E poi c'è questo. Allora, questo costava un botto, perché il prezzo intero era 27 euro, anche qua ho fatto il 20%. È un gel anticellulite, si chiama Sport Addicted Body Coach. È gel anticellulite effetto workout. Allenamento cosmetico quotidiano per la pelle. Questo fa concorrenza... alla pubblicità della Collis, all'immagine col drone, vabbè, fantastico. Allenamento cosmetico quotidiano per la pelle, trattamento cosmetico intensivo contro gli inestetismi della cellulite. Allora, ovviamente si intende che non è che vi mettete questo, non fate niente e vi passa tutto, però io sinceramente i prodotti anticellulite in parte credo, nel senso che ovviamente abbinato a una serie di accorgimenti, tra cui bere tantissimo, mangiare bene e muoversi, io sinceramente i risultati l'anno scorso li ho visti, cioè ci ho messo anche un sacco di tempo per... Io avevo dei cuscini di grasso tremendi, cioè una volta andata via l'acqua, quindi tutta la retenzione idrica che avevo, mi sono ritrovata questi cuscini di grasso tremendi, e vi posso dire che l'anno scorso, principalmente secondo me quella che ha funzionato di più è stata la 90-60-90 di Alchemilla, e un'altra crema che mi era stata inviata da un sito e non mi ricordo il nome, però sinceramente, che tanto più o meno avevano la stessa azione, sinceramente vi continuo a consigliare quella di Alchemilla. Io usavo quell'effetto caldo, quindi state attenti, perché comunque bisogna stare attenti con i capillari. In realtà anche con quell'effetto freddo bisogna stare attenti con i capillari, perché comunque la vasodilatazione come la vasocostrizione per i capillari non è una passeggiata di salute. Comunque vi voglio leggere quello che dice qua, perché insomma a me mi aveva un po' sconfinferato.
Un trattamento intensivo che agisce come una ginnastica cosmetica per la pelle, per contrastare ritenzione idrica e cellulite radicata, rassodare e tonificare. Una formula innovativa a base di acido ialuronico con una miscela esclusiva di estratti vegetali, che rallentano lo stoccaggio dei grassi, stimolano la lipolisi e riportano l'equilibrio dei tessuti cutanei per una rapida azione e un'efficacia testata. Come un allenamento cosmetico quotidiano che aiuta a mantenere i risultati del workout nel tempo. Allora, l'efficacia del trattamento è stata testata su ben 70 donne, test effettuato in doppio cieco controllato a placebo. 35 donne hanno avuto il trattamento e 35 donne hanno usato il placebo. Meno 3 cm in 4 settimane. Dopo 4 settimane di utilizzo due volte al giorno, il dermatologo ha misurato una diminuzione media della circonferenza coscia di 3,07 cm nelle donne che hanno usato il trattamento. 30 giorni di effetto prolungato. Dopo 30 giorni senza utilizzare il prodotto, il dermatologo ha confermato che i risultati ottenuti si mantengono nel loro valore medio. Pensa te. E, insomma, sono molto curiosa. Ho visto l'Inci che, sinceramente, ho visto già c'è un estratto al terzo posto dopo l'acqua e il butilene glicol. Quindi, che se l'è la globularia, cordifolia, callus, culture extract. Non so, spero, non so se dentro c'è anche... Ah, c'è anche un foglietto illustrativo, sì, perché voglio vedere anche la... che profumo che fa! Buonissimo! Perché, sì, sicuramente magari spiega qual è anche l'estratto che viene utilizzato. Boh, mi dispiace non dica... Cioè, io devo capire cos'è questa globularia, cioè, te la mando a informare, perché non è la classica caffeina o escina, quindi... Voglio andare a vedere, mi informerò e poi vi farò sapere come mi sarò trovata. Ci vorrà almeno un mesetto e insomma vedremo. Bene, io direi che ho terminato qua. Mi devono arrivare anche altre cose in questi giorni, tra cui le novità di Clarence, qualcos'altro. Insomma, se vi interessa io vi faccio vedere volentieri le cose che mi arrivano e poi ovviamente ve ne parlo man mano che le provo. Bene, con questo è finito, ci vediamo, andate in pace, la messa è finita. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!